Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi all'uomo cattivo, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti via in tribunale e toglierti la tunica, tu lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per più di un chilometro, tu con lui fanne più di due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Abbiamo pure una scout femmina, una coccinella, come ti chiami? Desiree. Ce ne sono altre che però ancora non sono vestite, va bene, poi quando sarà opportuno, quando lo dicono i capi, li vestiremo. Nunzia non c'è oggi? E perché ti sei andata a collocare là? Pazienza. A chi su Zalinka capiamo, ci vuole una pazienza. Comunque. E allora oggi devo fare una spiegazione molto importante. Perché se capiamo il Vangelo di oggi, abbiamo capito tutto. Ma se noi crediamo ad avere capito il Vangelo, ma quello che dice oggi, diciamo no, non lo so fare, no, non lo posso fare, no, vuol dire che non amiamo Gesù, perché Gesù non ha detto soltanto amatevi gli uni gli altri, ha detto, ma ha detto pure amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi fanno del male. L'altro giorno parlavo con una signora che fa spesso la comunione, almeno due volte alla settimana. Hanno avuto una lite molto, molto violenta con dei vicini di casa, offese contro offese, cose gravi, gravi, tribunale, soldi spesi per gli avvocati, non vi dico. La signora a un certo punto mi fa, dice, tutto quello che sto soffrendo io, il Signore mi deve fare la grazia di farlo soffrire a loro. Io l'ho guardata in faccia e ho detto, ma dimmi una cosa, tu il Vangelo te lo leggi, certo che lo leggi, che io era così mi aveva fatto. Attenzione, il Vangelo c'è scritto. Amate i vostri nemici
e pregate per quelli che vi fanno del male. Quindi tu devi pregare per queste persone. No, mai! Questa fu la risposta. No, mai! Allora mi sono alzato e le ho detto, e allora tu mai più devi fare la comunione. Mai più! La dobbiamo smettere di prendere in giro il Signore, ma la dobbiamo smettere per davvero. Il vero cristiano non è chi fa la comunione spesso, ma chi sa amare anche i nemici, anche. Se no, non è seguace di Gesù. Dimmi una cosa, Gesù quando era sulla croce, vedete questo bellissimo crocifisso, un capolavoro, è stato fatto nel 1700, quando è stata costruita questa chiesa. Il cardinale Ruffini, chissà da quale chiesa antica, è andata a prenderlo e l'ha portato, perché voglio che la chiesa dei Decollati abbia un crocifisso bello. Diciamo una cosa, quando lo insultavano i sommi sacerdoti giù, quando perfino quello che era accanto a lui lo bestemmiava, Gesù che diceva? Ora prego il Padre mio e faccio cadere un fulmine che vi fulmine a tutti e che possiate morire maledetti. Così ha detto Gesù. Cosa ha detto Gesù sulla croce? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Qualcuno potrà dire, ma io era signore, io ne sogno signore. Vero che non sei signore. E quando vai al gabinetto tu dove vai? Dove c'è scritto signore o dove c'è scritto signori? Quindi sei un signore anche tu. Quando ci battezziamo, in nome di chi veniamo battezzati? In nome di Satana e dei suoi seguaci? No. In nome di Stalin e di Lenin? Battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi dobbiamo agire come il Padre, come il Figlio e come lo Spirito Santo. Qualcuno, sapete, a volte quando dico queste cose mi dice, ma queste cose nessuno le fa. Attenzione, attenzione. Il ladro, per giustificare se stesso che ruba, dice tutti rubano. Ma non è vero. Vero è che tutti rubano? No. Silenzio. La maggior parte ruba. Come? Silenzio. Abbiamo il nostro caro Ruben che è aspirante sociologo. Già senza nascere ha fatto, diciamo così, un esame generale dell'umanità e la maggior parte è lui. Se è vero o non è vero io non lo so, può darsi che abbia ragione lui, però non lo possiamo sapere. Molti, che ci siano molti che rubino, caro Ruben, è la verità. Ci siamo. Attenzione, una volta parlavo con una prostituta e cercando di farle capire che la sua vita non era secondo il Vangelo, sapete cosa mi ha risposto? Padre Giacomo, lei lo sa meglio di me che quasi tutte le donne sono tutte prostitute come me. Perché chi cammina per una strada è portato a pensare che tutti sono come lui. Invece ciascuno di noi che cosa deve fare? Deve pensare ai peccati che fa lui. Giusto, Giuseppe, vieni. Non ti chiamo come peccatore, salve. O sai la preghiera confessa a Dio Onnipotente? Dilla. Presente a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole o promissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. Bravo, puoi andare. Dimmi una cosa, quando hai fatto per mia grandissima colpa, hai battuto la mano sul tuo petto oppure su quello mio? Sul tuo. La colpa più grande di noi cristiani
non è che siamo ladri la maggior parte, come diceva poco fa il nostro amico. Non è che bestemmiamo. La colpa più grande di noi cristiani è quella di puntare il dito e di dire gli altri ci colpano, gli altri. Tant'è vero che non ci confessiamo quasi mai perché sono, lascio giudicare a voi, sono pochi o molti quelli che dicono io peccato non hai. Molti. Se però chiediamo gli uomini peccatori sono, sì, tutti peccatori sono, non siamo, sono. Dai, certe volte con i culoni ci siamo, ma tanto per mettersi in domazzo, non che sia veramente convinto. Una volta quando uno mi disse siamo tutti peccatori, dico convinto sei, dice sì, confessa da lui. No, io peccato non hai. A posto. Non possiamo dire che queste cose non le fa nessuno, che nessuno è capace di perdonare. Perché io che sto ad ascoltare molta gente, molti di quelli che vengono a parlare con me si confessano, mi costa che c'è tanta gente che perdona e cose anche grosse, cose anche grosse. Comunque, portiamo due esempi, dovrei parlare a lungo su questi due esempi, accenno soltanto. Due papi, uno si chiama Giovanni Paolo II, il 13 maggio 1889 io stavo celebrando la messa, mamma mia, padre Giacomo va perdendo colpi, silenzio, mentre stavo celebrando la messa, siamo, prima, non fu nell'89, uno ricorda quando fu l'attentato di Aliaccia? Nell'81, avete ragione. Nell'81 fu un uomo di origine bulgara, gli sparò proprio con la pistola rapida, ancora le fotografie ci sono. Poi fu catturato e fu messo in prigione. Quello era un killer, la mano veniva da molto lontano, il discorso è molto complicato, un'altra volta ve lo spiego. Però fece tutto il possibile per ucciderlo. Chissà cosa è successo, la pallottola che doveva colpire in testa Giovanni Paolo II e ucciderlo ebbe una piccola deviazione e lo colpì di striscio, rimase ferito. Poi Giovanni Paolo II non solo portò questa pallottola a Fatima, perché era la festa della Madonna di Fatima quando successe questo. Ecco, questo stavo dicendo, caro Samuele, quando ad Aliaccia lo misero in prigione, lui lo andò a trovare. Ha stretto la mano, hanno avuto un colloquio. Mai lo fece perché era papa, lo ha fatto perché credeva in Dio, non perché era papa. Perché io che ho studiato la storia della Chiesa, so che ci sono stati papi che per molto meno hanno condannato a morte. Quindi non è perché era papa, era perché era santo. Che è la differenza? Giriamo pagina. Papa Francesco. Attenzione a quello, questa data. Ora chi sta giusta, no? Andura sbagliamo, moro no. 1517. Quindi 500 anni fa. Un monaco di nome Lutero mise un manifesto su una chiesa della Germania. In questo manifesto diceva tante cose contro la Chiesa Cattolica. Ci siamo? Il Papa di allora scrisse una lettera dicendo condanno e scomunico Lutero. Ci siamo?
e lo scomunica. Non vi dico quello che è successo dopo questa scomunica perché ci vorrebbero mesi di parlare. Però Papa Francesco non è che aspettò che qualcuno andasse da lui, andasse a dire sa abbiamo sbagliato, vedremo se potremo fare pace. C'è stato l'avvenimento di questi 500 anni, perché ora siamo nel 2017, 500 anni sono passati. Ha fatto la proposta se poteva andare in Svezia, dove sono quelli che credono in Dio, perché la maggior parte in Dio non ci credono, gli svedesi, sono luterani. Ha voluto incontrarsi il capo dei pastori luterani e tendere la mano e dire vediamo se possiamo dopo 500 anni ragionare e capire che cosa è successo. Il discorso si fa lungo. Non è che noi possiamo dire che ha sbagliato solo Lutero, perché con incoscienza, proprio con la mano mia sul mio petto, io non lo so davanti a Dio se è più colpevole Lutero che si ribellò al Papa o se fu più colpevole il Papa che c'era allora, un certo Leone X, che se ne infischiò di Lutero e dei problemi che mise sul tappeto e continuava a vivere in mezzo agli artisti, in mezzo ai pittori, in mezzo agli scultori, in mezzo ai soldi, in mezzo ai velluti, in mezzo alle poltrone, in mezzo alle ricchezze, in mezzo al fasto e così via di seguito. Non lo so. Quindi, ora fu giusto. Papa Francesco si spostasse e andasse a tendere la mano. Ma voi lo sapete che ci sono dei cristiani, anche preti, che hanno criticato il Papa per questo gesto nobilissimo e bellissimo che ha voluto compiere? Perché tutta ciambuitanza ce la mangia. Gli orgogliosi ragionano sempre, tutta ciambuitanza ce la e si mantengono nel loro orgoglio e non riescono mai a fare pace con nessuno. Invece le persone buone, le persone umili si sottomettono, stringono la mano, cercano di superare il passato, si gira pagina e si comincia da capo. La parola di Gesù: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi fanno del male.